Ciao di Reggio Emilia, con questo primo video voglio iniziare una serie di lezioni sui concetti base da tenere a mente durante una partita di Go, quindi dopo una prima introduzione mi vedrete giocare una partita in diretta e tra una mossa e l'altra vi dirò quali principi vado a tenere presente per decidere la prossima mossa, concentrandomi maggiormente sulle basi e andando a evitare le varianti complesse. Per quelli ancora che non conoscono le regole, troverete un link nella descrizione del video che vi rimanderà un tutorial interattivo e vi, che vi insegnerà tutte le basi necessarie per poter giocare. Allora, innanzitutto vediamo in che modo sono divisi i giocatori di Go in base al livello. Nel Go si parte dal grado di 30Q, adesso vi faccio vedere sul sito di Sensei Library, che è questo qui, che è una specie di Wikipedia incentrato sul Go. Dove il grado dei giocatori parte dal 30Q, dove Q è una parola giapponese che, sta, che va a indicare eh, il livello di esperienza di, di un giocatore, che viene usato anche come definizione nell'arte marziali per indicare il livello di esperienza degli allievi, si parte da 30Q poi 29, 28, 27 mano a mano che uno diventa più esperto 26, 25, tra il 30 e il 25 di solito si sta metabolizzando le regole poi 24, 23 fino ad arrivare al primo Q dopo il primo Q c'è il primo Dan che è il corrispettivo della cintura nera delle arzi marziali a questo livello si inizia già a essere considerati giocatori molto forti e che hanno delle sol solide basi Dopo il primo dan inizia a salire, c'è il secondo Dan, terzo dan, fino ad arrivare al settimo dan. Dopo il settimo dan ci sono i gradi professionistici. Quindi, dal primo dan, secondo dan, terzo dan, fino al nono dan professionistico, che è il massimo livello raggiungibile. Un giocatore dopo aver imparato le regole cosa può fare per giocare? Può giocare su, su internet, sui vari server, ce ne sono veramente tanti, quindi potete vedere alcuni, KGS, IGS, Pandanet, TIEGEM e vari altri. Eh, KGS era il server, eh, probabilmente il tra i server più vecchi, eh, tempo fa era molto frequentato. Ma negli ultimi tempi si è un po' svuotato, quindi per trovare un giocatore ci potreste mettere mh, tanto tempo. Quindi ve lo sconsiglio. Quelli che vi consiglio io sono IGS PandaNet, dove questo è il sito: questo piccolo panda. Dove, da qui potete scaricare il client e registrare un account e giocare, oppure un altro sito è Online Go Server, meglio noto come OGS semplicemente, questa è la. Mi sono, già, eh, sono già entrato col mio account, questa è la schermata che vi trovate di fronte con le partite già iniziate. Andate nel menu di sinistra e potete selezionare Gioca. Potete fare sia contro giocatori umani che contro il computer o partite per corrispondenza se non avete molto tempo per giocare. E nelle partite per corrispondenza si può giocare anche solo una mossa per giorno. È un po' come giocare tramite lettera. Invi la tua mossa, aspetti la risposta dell'avversario, e dopo giorni rispondi di nuovo. Contro il computer è molto utile per i principianti che hanno appena iniziato o per chi ha bisogno di conoscere il proprio livello. Selezionando computer, potete selezionare il bot che volete affrontare. Tra parentesi vedete il livello del bot da 36 a 26K per eh, i, i totali principianti che hanno appena imparato le regole, poi 20, 19, 15, 13. E andate avanti finché più o meno riuscite a vincere, quando vi fermate, che più o meno avete metà vittoria, metà sconfitta, comunque iniziate a perdere. Sapete che più o meno quello è il vostro livello, e potete iniziare a sfidare i giocatori umani con, sape, partendo da quel livello, livello lì. E mano a mano studiate su vari materiali che trovate online o al go club più vicino che, che trovate. Ok, quindi possiamo, di, eh, possiamo iniziare... Ah, una cosa, consiglio per i totali principianti, perché ha proprio appena iniziato, di non partire da 19x19, ma sulla 13x13 o sulla Mellon Cross 9x9, e man mano che metabolizzate le regole vi spostate sul Goban più grande, dove il Goban è il nome della tavola dove si gioca a Go. Ok, dopo questo senso poss possiamo iniziare a cercare un nostro primo avversario. Cercherò di creare una partita con un tempo di gioco abbastanza lungo, diciamo 20 minuti di tempo base. Così ho il tempo di spiegare quello che penso. Quindi mettiamo valida fra il livello, disabilità analisi. Disabilità analisi serve a evitare che durante la partita si possano andare a, a duplicarla e vedere le variazioni mentre si gioca. Quindi sarebbe un po'. Uh, diciamo, sarebbe la possibilità di barare quindi Di solito si seleziona quando si fa una partita ufficiale Limita il livello Così selezioniamo 3Q Cerchiamo un giocatore alla pari Al momento su questo server se no, se, sono 3Q uh, Colore automatico Selezioniamo 3 periodi Ok ci dovremmo essere Creiamo una sfida vediamo se riusciamo a trovare in breve tempo un giocatore anche se abbiamo OGS non, è, non so quanto sia indicato per le partite lunghe quindi nel caso non lo trovassimo in breve tempo provo a spostarmi su Pandanet che lì ci sono veramente tanti tanti giocatori e dovrei trovarlo in breve tempo allora, intanto che magari qualcuno mi accetta la sfida io vi faccio vedere la schermata di Pandanet allora si rifrescano ok qui vanno trovate le varie stanze main room questo è il mio account potete fare home trova avversario selezionate la differenza di pietra che volete massimo più debole una pietra ma massimo più forte una pietra in modo da avere una partita alla pari vediamo i settaggi 15 minuti e vediamo chi fa prima fra OGS e Pandanet a trovare un, un avversario punto su Pandanet 20 minuti su OGS dubito fortemente che qualcuno risponda di solito si fa partite molto più veloci però potrei avere non, non avere molto tempo per rispondere quindi vediamo se riusciamo così altrimenti faccio una partita un po' più veloce, cerco di parlare <ride> velocemente, di <ride> o parlare comunque mentre gioca l'avversario. Eh, ci sarà qualcuno che vuole giocare in questo giorno di festa? Nope. Ok, decisamente 20 minuti sono troppi. Proviamo 5. Mettiamo, anzi, mettiamo anche limite minimo 4 e 2 Così riusciamo sempre a fare una partita alla pari ma la difesa... Dipende... è oh, arrivato prima Pandanet, perfetto Allora, quando si inizia a giocare c'è un'etichetta Che di solito si saluta l'avversario e si eh, augura buona partita Have a nice game Dopodiché nero ha la prima mossa. Per convenzione la prima mossa si gioca appunto <ride> sull'angolo in alto a destra. Questo per ragioni storiche di solito nell'angolo in alto a destra, intanto facciamo la nostra mossa così il nostro avversario sa che giochiamo, nell'angolo in alto a destra si giocava lì perché nel, nell'atto di poggiare la pietra si faceva un inchino all'avversario, sul, ovviamente sul, eh, sulle tavole vere. E, um, essendo la, la tavola completamente simmetrica l'angolo non fa differenza quindi di solito si parte da lì ma no? a volte trovate anche persone che non, non giocano in alto a destra allora. ok partiamo con i principi generali di solito si approcciano gli angoli dove è più facile fare il territorio quindi abbiamo riempito i quattro angoli le successive mosse sono o a ingrandire il proprio angolo o approcciare quello avversario come fa adesso? Nero, approccio il mio angolo, io rispondo difendendomi. Cercando di fare una base qui. Vediamo come risponde. Dovrebbe può fare o tenuki, che è un termine che vuol dire giocare in un'altra zona del, del Goban, o continuare localmente. Questa cerca di entrare nel mio angolo, io difendo a questo punto queste due pietre sono senza una base quindi necessiterebbero esatto di un'estensione sul lato a questo punto questo gruppo è abbastanza tranquillo ha abbastanza spazio qui sotto per vivere quindi uh, ok inizia a finire il primo periodo di tempo uh, ora posso o chiudere l'angolo o approcciare l'angolo avversario diciamo proviamo a chiudere un nostro angolo Adesso vedete che ho 15 minuti per giocare 24 pietre. Questa tipologia di settaggio si chiama um, tempo canadese. Quando se devo giocare 24 pietre ne, in 15 minuti, quindi meno di un minuto per pietra, eh, e a quel punto si risetterà il tempo a, 20, a 15 minuti di nuovo allo scadere delle 24 pietre. Ok... Uh, nero approccia il mio angolo quindi minaccia di entrare qui sotto oppure se io difendo l'angolo farà un'estensione un sul lato quindi difendiamo il nostro angolo quindi ho fatto questi punti qui lui estenderà sul lato per difendere la sua pietra che al momento è senza base perfetto e ora allora, prima di pensare alle mosse grandi bisogna vedere se ci sono mosse urgenti, ovvero mosse che tendono tonto della vita dei gruppi. Allora, questo gruppo sta iniziando ad essere un po' circondato dalle pietre nere. Però non è facilissimo attaccare. Ma per sicurezza aggiungiamo una mossa che mi fa essere completamente vivo da questo lato e minaccia un po' questa pietra. Però al momento questa pietra non è tanto importante per nero che queste due sono comunque salve. Quindi nero potrebbe prendere l'iniziativa e giocare sul suo lato. Adesso nero inizia a avere un moio che sarebbe una specie di scatola dove vorrebbe iniziare a costruire tutto il suo territorio. Ora. Io, avendo preso questi due angoli, posso o invadere il suo angolo, o invadere il lato, o espandere il mio territorio qui in basso. Diciamo che io scelgo di invadere l'angolo perché la posizione del 4 4 che ha scelto per iniziare nero è molto alta quindi mi dà spazio per vivere qui anche se fa lui farà molta influenza quindi spingo sul lato fino ad avere abbastanza spazio per vivere. Spingo una volta in più. Ok. Mm. qui c'è un possibile taglio scendiamo una volta per essere sicuri di essere vivi nell'angolo e a questo punto ho l'iniziativa di nuovo io vediamo dove possiamo giocare qui c'è un taglio abbastanza invitante però giochiamo prima dalla parte più aperta del goblin che al momento nero ha tantissimo potenziale qui. Cer allora, questa è una mossa assente che devo rispondere altrimenti il mio angolo rischia di morire. Difendo il taglio e a questo punto questo gruppo è assolutamente tranquillo, 100% vivo e nero deve iniziare a consolidare i punti in questa zona. Probabilmente pinzerà o giocherà sopra la mia pietra. Ok. Questa mia pietra adesso alle mosse a contatto di solito si risponde, altrimenti nero aggiungerebbe una mossa qui e mi catturerebbe la pietra, quindi facciamo una difesa normale. Ora nero dovrebbe estendere da questa pietra che inizia ad avere poche libertà, oppure potrebbe giocare qui per chiudere l'angolo. Ok, estensione. Io inizio a fare una base qui in basso. Lui chiude l'angolo. E queste due pietre iniziano comunque a eh, essere abbastanza deboli, quindi hanno bisogno di un'estensione. Altrimenti se gioco da un'altra parte, Nero potrebbe giocare qui e queste pietre non avrebbero molto spazio per vivere. Quindi aggiungiamo una pietra. Qualunque estensione a queste zone va bene. Cioè, diciamo questa. Ora io ho questa zona qui, qui e nero deve sviluppare qui. Ora, si può vedere che nero ha un, uh, un moio, quindi diciamo uno, una scatola di territorio molto grande, e che se tipo aggiungesse una mossa qui sarebbe diffi veramente difficile da, da entrare, da invadere. Ora questa mossa minaccia di entrare nel mio angolo, quindi rispondo per tenere i miei punti. questa minaccia di tagliare la mia pietra, ma al momento questa pietra non è tanto importante perché anche se viene mangiata io comunque riesco a tenere questi punti nell'angolo. Facciamo questo atari prima, minacciando di mangiare questa pietra, se nero risponde cercheremo di invadere il lato destro. Ok, quindi questo taglio per noi non è, non è molto importante adesso, quindi cerchiamo di ridurre questo gigantesco mojo nero. Ora, quando si vuole invadere si cerca di trovare delle possibili vie di fuga, una volta che si è piazzata la pietra, e si guarda una debolezza dell'avversario. Allora, abbiamo, possiamo vedere un taglio qui, che potrebbe esserci utile più avanti, ma al momento il lato importante è questo. Quindi questo, mu questo muro di nero è molto forte, quindi giocarci vicino è pericoloso, quindi si cerca di stare lontano dai gruppi forti. Quindi proviamo da questa parte, con l'idea che se nero mi blocca questa direzione io salto fuori. Se nero mi chiude sopra, io ho spazio in basso per provare a fare due occhi subito, giocando a contatto. Vediamo cosa sceglie nero. Nero difende e a questo punto io ho la mia seconda via di uscita che è saltare verso l'alto e a questo punto Nero fa questi punti qui ma non è riuscito a chiudere l'intero lato perché ha perso diciamo un tempo giocando questa mossa che era un pochino lenta ovviamente le mie pietre non sono assolutamente sicure e Nero cerca di attaccare e guadagnare altro territorio da questa parte Quindi Spingiamo per mettere la testa fuori, non farci chiudere. Nero comunque deve stare attento eh so, a questo taglio qui, che se io continuo a uscire queste pietre potrebbero essere tagliate. Nero sta cercando di proteggere questo taglio in maniera indiretta, attaccandomi con questa, che a questo punto diventa un combattimento fra queste due pietre e queste. Io, questa pietra può essere catturata però nero riesce a difendere questo taglio mantenendo l'iniziativa e continuando ad attaccare queste pietre. Quindi posso o spingere verso l'alto o spingere verso il basso. Qui possiamo fare un primo inizio di lettura veloce, sono 3-4 mosse da leggere, non è niente di complicato. Quindi do Atari, nero scende, do Atari e sono due pietre contro tre di bianco, quindi questa pietra può essere tranquillamente catturata. Ma nero riuscirà a parare questo taglio mantenendo l'iniziativa. Okay. Continuiamo a togliere le libertà. Bianco ha 3 libertà, nero solo 2, quindi vince il bianco. Ma ovviamente queste erano pietre di sacrificio per riuscire a difendersi da questo taglio. Ok, questo è più o meno lo stesso concetto. Queste pietre comunque rimangono morte perché questa pietra può uscire in scala. Ma l'obiettivo di Nero qui non è catturare questa pietra, ma avere delle mosse gratis qui, così da poter continuare ad attaccare queste pietre. Comunque queste pietre sono grandi quindi non posso fare altro che rispondere. Ora nero giocherà qui, io qua, lui qua, io qui e continuerò ad attaccare queste pietre. Io cercherò di fare appunto, uno, una specie di, di vita qui in basso. Ok, comunque nero non è perfettamente ancora dei tagli pericolosi quindi deve stare attento ok ne era riuscito più o meno a circondarci ma ancora delle debolezze a cui deve stare attento quindi noi cercheremo di uscire a salvarci la pellaccia sfruttando questi tagli allora vediamo ok qui è una seconda Secondo momento in cui si deve leggere, perché se queste pietre muoiono e tutto questo angolo diventa nero, bianco si troverebbe in difficoltà. Allora, quindi spinta nero blocca, atari, Atari, Atari. Mm. uscire direttamente pare difficile quindi probabilmente saremmo costretti a provare a vivere qui in basso però iniziamo a utilizzare i tagli in modo da tenere separati i gruppi di nero iniziare a vedere dove c'è il potenziale per sfruttare le debolezze di nero vediamo come risponde ok difesa solida quindi io ho questo atari me lo deve rispondere io posso tagliare ah, in questo momento queste due pietre hanno un po' perso di valore Potrei che potrei anche sacrificarle se riuscissi a uscire con questo gruppo. Quindi devo puntare a uscire. Sì. Da, da, da. Ok, abbiamo un Atari. Possiamo ta, ta ta tagliamo Come avete visto all'inizio bianco ha fatto, ha iniziato a concentrarsi sugli angoli, quindi ho preso questi punti qui, questi punti qui, questi punti qui. Ma nero ha potuto fare tanta influenza che adesso si sta convertendo in tantissimi punti e io sono sotto attacco. Ora nero ha deciso di difendere questo problema che aveva, perché era un po' preoccupato dello stato di queste pietre, però... Avrebbe dovuto prima dare Atari qui, io rispondevo e a quel punto potevo tornare a difendere, che okay, queste pietre che anche se sono separate erano difficili da attaccare. In questa maniera questa minaccia ovviamente di catturare queste due pietre, però queste due pietre in questo momento della partita non sono importanti perché tanto questo gruppo è vivo, anche se perdo queste due, l'importante è questo, quindi io adesso posso uscire dando Atari a queste due. Questo gruppo è riuscito finalmente a salvarsi. Ok, a questo punto posso, potrei mangiare queste due pietre e questo è tutto collegato. O potrei cercare di ridurre comunque questa zona che inizia a essere di nuovo un altro muoio grande di nero. Perché anche se... Nero esce di qua, questo gruppo rimane comunque abbastanza tranquillo. Allora, quindi, qui bisogna vedere se la cattura di queste pietre è una mossa urgente oppure no, dipende dallo stato del gruppo. Se giocassi altrove, cosa che vorrei fare per ridurre questa zona. Nero cosa fa potrebbe fare? Potrebbe mettermi in pericolo questo gruppo, quindi ipotizziamo una mossa qualunque da queste parti. Tocca a nero. Per attaccare questo gruppo, dovrebbe estendere, per cercare di separarmi tra questi due gruppi. Io esco, è ancora Atari. Lui deve estendere. Io esco. Queste pietre diventerebbero deboli. Ta-ta-ta. Mentrebbe un po' lunga la sequenza della legger cioè un po' complicata. Potremmo provare a estendere ancora per salvare completamente questo gruppo, mettere un po' di pressione a queste tre pietre, che, essendo tagliate, hanno un po' una forma brutta strana, ma il nero potrebbe approfittare per completare questa zona, ma noi comunque faremo anche tanti punti qui. Quindi in questi casi si dovrebbe anche contare per vedere effettivamente quanti punti sono questi. Allora facciamo un conteggio veloce: quindi sono 5, questi sono 30 punti. Ma Bianco comunque ha anche lui tre una trentina di punti qui in basso. Quindi non è così grande come sembra. Quindi decido di andare sul sicuro. Andare a giocare molto solidi mettere al sicuro completamente questo gruppo e evitare qualsiasi complicazione in questa zona e adesso toccherà a Nero cercare di massimizzare il suo profitto qua al centro e continueremo la partita da lì e cercherò di fare un'altra invasione per ridurre il suo potenziale. Queste due pietre erano ancora a rischio di essere catturate, ma in ancora una volta in questo punto della partita in cui ci stiamo giocando questa zona, che è la più importante, Nero non, non avrebbe dovuto continuare a giocare qui. Perché tanto anche uh, se io avessi catturato queste due pietre, questo gruppo aveva comunque abbastanza spazio per vivere a mio avviso anche perché questa mossa, questo atari qui è assente, e quindi era il momento ideale per concretizzare tanti punti qua, che c'è il rischio che il Nero faccia anche un centinaio di punti. Quindi adesso ho di nuovo l'iniziativa, ovvero il Sente, e posso vedere qual è il modo di, migliore per ridurre questa zona. Allora, Nero non ha gruppi deboli, che questo adesso è super vivo questo muro è molto solido queste tre pietre sono un po tagliate da questa pietra anche se è molto difficile usarla e questo gruppo è molto solido quindi non ho gruppi da attaccare l'unica cosa che posso considerare è questo taglio che può essere utile per catturare questa pietra e ridurre qui ho questa forzante in modo che minaccia di catturare queste tre pietre e intanto in, diciamo aumento il territorio di bianco sul lato basso quindi farò prima questa mossa che è molto grande dove il nero probabilmente risponderà e poi cercherò di giocare in questa zona per ridurre un eventuale sviluppo di nero puntando anche alla possibilità di questo taglio Ok, Nero risponde. Come vedete, questa è una forma L molto um, poco efficiente. Ma Nero non aveva molto altro da poter fare perché se avesse giocato ane io potevo tagliare e catturare queste due pietre. Ok, potrei continuare a spingere e aumentare il mio profitto qui in basso, ma anche lui solidificherebbe i punti qui in alto. Quindi direi che è il momento di invadere. Ora, quando si vuole invad invadere o ridurre un, uh, un moio, quindi una scatola di territorio avversario, si cerca di non andare troppo in, prof in profondità, soprattutto se non ci sono difetti da poter sfruttare. Diciamo che di solito si gioca al limite, dove c'è diciamo, una linea immaginaria in questa zona. E devo cercare di puntare alle debolezze, che sono le uniche che ci sono. Sono questa. Questo gruppo che non è ancora totalmente connesso. Quindi immaginate che io po possa uscire con questa pietra qui. Se uscissi adesso, però dovrei scappare verso l'altro e andrei contro il muro, il muro nero. Quindi mi metterei in difficoltà. Quindi cerchiamo magari di utilizzare le mosse in questa zona. Per esempio. Che minaccio di salvare questa pietra ma in realtà la mia idea era sem è semplicemente di giocare sul limitare sul del mojo nero e avere la possibilità di scappare fuori così nero prima o poi dovrà tornare indietro a giocare delle pietre qui per impedirmi di entrare ora nero siccome non ho risposto alla sua prima mossa qui può attaccarmi questa pietra e ridurmi il mio potenziale ovviamente al momento potrei anche potrei continuare a ridurre il suo territorio e potremmo fare una parte in cui lui distrugge il mio territorio e distruggo il suo che questa pietra non è molto importante però se la gioco se connetto come decido di fare Qui si crea un taglio per Nero che io posso sfruttare e rimane il fatto che questo gruppo di pietre prima o poi dovrò ancora tornare indietro a difendersi e collegarsi mangiando questa pietra. Nero decide di correggere il suo difetto connettendo in maniera indiretta e ora devo continuare a gestire queste pietre. Ora, salvare questa pietra è vero che separa queste qua ma potrebbero scappare comunque sono abbastanza al sicuro perché possono collegarsi su questo gruppo a sinistra quindi diciamo che devo iniziare a fare una forma che mi permetta di vivere nel centro quindi facciamo un salto e facciamo questa forma a triangolo dove si inizia a vedere un mezzo occhio qui e intanto inizio a scappare verso il mio gruppo diciamo di, di supporto qui a sinistra oppure e nero non ha un modo semplicissimo per attaccare perché se prova a chiudermi di qua io continuo a fare forma cercando di fare due occhi e distruggere tutto il suo territorio qui se mi chiude di qua io mi avvicino al mio gruppo e magari provo anche a sfruttare questa debolezza ok siccome nero non, non trova mosse adatte Atta Attaccare questo gruppo decide di giocare altrove, che è anche una buona strategia, e quindi mi distrugge i punti che avevo qui, che comunque lui questi punti ce l'ha abbastanza sicuramente. Quindi a questo punto posso o difendere, giocare una mossa qui, facciamolo, visto che comunque questo è il grosso del mio territorio, che è un territorio qui, qui e qui in basso. ok aggiungiamo ancora, ancora una risposta quindi adesso questi sono punti abbastanza consolidati se li contiamo sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 punti 24 26 27 28 quindi una trentina di punti qui in basso più queste pietre qui abbiamo 1 2 3 4 5 6 12 punti più i 30 sono 42, più qualcosa qui 43, 44 56, 47, 48, 49 50. Quindi bianco ha una cinquantina di punti più il comi. Quindi 50 punti più che siamo approssimativamente 56 punti Nero. Quanto a, uh, gioco una mossa così non mi si consuma il tempo. Ok, qui vedete che adesso Nero è tornato a difendere il suo territorio. E in contempo un po' a, rovina, a, a attaccare il mio gruppo. Quindi, qui possiamo giocare a contatto quando avete un gruppo debole, perché comunque queste tre pietre non sono ancora vive. È buona norma giocare a contatto per riuscire a fare una forma, sfruttando il fatto che togliete le libertà alle pietre di nero. Quando, quando giocate a contatto, considerate che è una mossa difensiva perché quando toccate le pietre avversarie l'avversario vi risponde e quella pietra si rinforza quindi non fatelo quando volete attaccare ma fatelo quando volete difendervi perfetto, ok adesso posso estendere inizio comunque continuo a solidificare questo gruppo e minaccio di spingere continuare a rubare i punti che aveva nero qui e intanto mi avvicino a questa debolezza di nero che in futuro potrei sfruttare o comunque nero deve preoccuparsene e io magari riesco a fare più agilmente una vita sul lato cioè sul ce nel centro ok a questo punto potrei giocare questa mossa che inizia a fare mezz'occhio qui e mezz'occhio qui che è una forma abbastanza solida però molto lenta quindi potrei anche giocare quest'altre parti. Vediamo. Allora. Facciamo prima un taglio per vedere che, come vuole rispondere nero. Che qui minaccio di mangiare questa pietra. Ho difeso questa pietra però io ho tolto due libertà a questo gruppo. Ho tolto una libertà a questo gruppo che ha tre libertà, quindi adesso posso fare la mossa lenta che avevamo detto, però almeno questa mossa mi consente di fare questa insente perché da dare a questo gruppo e quasi riesco a salvare questa pietra rendendo un po' più debole questo qui. Infatti nero difende. E a questo punto, ora che questo gruppo ha una forma molto più solida, posso decidere di fare qualcosa un po' di più aggressivo, come iniziare a giocare questo taglio e vedere come si evolve la situazione, magari riesco ad attaccare queste pietre. Però ricordatevi di attaccare solo da una posizione di forza in cui avete prima solidificato i vostri gruppi, altrimenti se questo gruppo fosse stato ancora volante con poca forma come prima. Questo taglio sarebbe stato prematuro, perché magari Nero potrebbe decidere di sacrificare questa pietra. Farmi atari da sopra. Io spingo, Atari, spingo, Atari, quasi atari. Io mangio questa pietra, però lui si fa un muro e potrebbe inglobare tutto il mio gruppo debole. Quindi vediamo come adesso Nero decide di rispondere a questo taglio. Ok, si tira, in... va indietro. Ora Nero. Queste due pietre sono abbastanza connesse a questo gruppo, però sono riuscito a tagliarlo. Iniziamo a spingerci all'interno del suo territorio sfruttando il fatto che queste due pietre hanno, solo, hanno poco di libertà. Magari riusciamo a trovare qualche forzante. Atari. In questa agenda c'è un po' di agi e di potenziali atari da poter dare. Quando dico agi intendo del potenziale da residuo, data dalla debolezza di alcune forme, ma che non è ancora chiaro come poter utilizzare. Allora, al tempo siamo messi, ho due minuti per fare sei mosse, quindi più o meno stiamo iniziando ad avere un po' poco tempo, vediamo, qui si dovrebbe un attimo pensare come sfruttare tutto l'agi rimanente. Allora. Colleghiamo questa pietra e aspettiamo di vedere se Nero decide di aggiungere una mossa in questa zona per togliere tutto il potenziale residuo. Lo aggiunge io, connetto. E a questo punto, Nero deve aggi aggiungere ancora un'altra mossa perché se io qua do Atari. Esatto. Avrei potuto catturare queste quattro pietre quindi sono riuscito a creare un bel muro solido. Ho separato queste due pietre e questo gruppo è praticamente quasi vivo e posso fare altre mosse aggressive verso queste pietre. E guadagnare punti nel mentre ora. Non riuscirò a uccidere, ma intanto riuscirò a guadagnare altri territori attaccando. E magari cons consolidare la vita di questo gruppo mantenendo l'iniziativa. Nero sacrifica questa pietra. Ora mangiarla non è la mossa più grande, quindi magari continuiamo a giocare altrove. Questa è una mossa abbastanza grande perché minaccia di creare una continuazione contro questo gruppo. qui ci si avvicina al momento della partita ovvero in cui si chiudono tutti i territori, ovvero il fine gioco. Ok, abbiamo un minuto per giocare l'ultima pietra, quindi qua approfitto un po' per parlare. Intanto giocherò qui per continuare a rusicchiare avere punti qui nel basso e il la parte più interessante adesso aperta è questa zona perché immaginate una pietra di nero qui fa tanti tanti punti ecco qua, così tanti che rischia di quasi quasi mi posso permettere di accontentarmi di un risultato no ok questa mossa è troppo grande la devo giocare Nero dovrebbe cercare di mantenere l'iniziativa per poter giocare da questa parte che è molto grande Quindi dovrebbe scegliere una sequenza che lo faccia Ecco, questo sarebbe un buon momento per fare tenuki e giocare qui Ok, queste, quattro piet queste due pietre non, so, non le considero più grandi di questa zona. Penso sia adesso il momento per Bianco invece di fare Tenuki, ovvero rinunciare a queste due pietre per aggiungere una mossa qui. E se Nero decide di catturarle, io do Atari, lui cattura e io do un'altra mossa qui, che è sicuramente più grande di 4 punti. Quindi dobbiamo stare un po' attenti perché qui c'è dell'Agi, quindi non posso spingermi troppo lontano. direi qui perché c'era questo pip che era molto fastidioso per bianco e anche questo atari se mi fossi spinto fino a qua nero poteva tagliarmi invece così nero deve difendere ok posso giocare qui Sì, io gioco ane sopra nero estende io ho un po' questo difetto quindi facciamo una forma un po più solida che mantiene più o meno tutto connesso e questa pietra praticamente ha bisogno di una mossa in più altrimenti io posso continuare a spingere e rosicchiare altri punti nel, sul lungo il lato infatti ne raggiunge una mossa ok facciamo Quest'altra mossa che mantiene la mia iniziativa perché minaccia di ricatturare queste tre pietre. Il nero risponde e ho guadagnato questo, questa chiusura mantenendo l'iniziativa. E ora possiamo giocare o salvo queste due pietre che ho lasciato in sospeso. O catturo questa minacciando di continuare l'attacco su queste pietre, ma sarebbe difficile. Attaccare il nero, potrebbe, penso che al momento questo sia la mossa più grande, salvare queste due. Anche perché poi mi permette di avere delle forzanti in questa zona che minaccia il taglio. E a questo punto della partita si dovrebbe contare per vedere chi è avanti a quanto giocare aggressivamente. Allora, qui avevamo detto che bianco aveva sui 30 punti. B Nero di questa zona alla fine è riuscito a ottenere. 1, 2, 3, 4. Ok, 13 minuti 19 pietre. Ok. Diciamo che nero ha più o meno una sessantina di punti, andando molto approssimativamente, quindi a bianco servono più di 60 punti. Vediamo. Ricontiamo qui. Allora. quindi più o meno siamo è una partita molto vicina Che io ho più o meno una 55 punti più il come sui 60 quindi siamo molto, molto pari come partita quindi devo cercare di questo sarà diciamo di, tento di pressare nero a difendere questo gruppo e cerco di fare qualche punticino qui nel centro perché è l'ultima zona aperta Ok, qui potrei estendere, oppure potrei giocare in queste parti che riduce il suo potenziale qui e ingrandisce un po' il mio. Quindi sì, decido di rosucchiare il suo territorio, perché aggiungere una mossa per completare la forma qui perderei l'iniziativa. Quindi io aggiungerei una mossa qui e Nero potrebbe giocare qua riducendo il mio potenziale e aumentando il suo quindi questa è decisamente la mossa più grande nero qui potrebbe tagliare Ci farei una spinta se io blocco qui c'è un taglio ma sono abbastanza forte nella zona per poter contrattaccare ok manteniamo la pietra connessa col gruppo Vedete posso o fare punti o impedire a nero di fare punti, e di solito in questi casi conta molto sapere quanto è il punteggio attuale. Ora, se io mi limito a fare questi punti, questi mi paiono più grandi quindi cercherò di rosicchiare il più possibile. Questo taglio inizia a essere sempre più grande, mangiare questa pietra vale più di 4 punti adesso quindi cercherò il momento ideale per tornare a giocare anche lì però al momento questi mi paiono più di 4 punti anche catturare questa pietra è grande ora qui per nero fare punti è molto difficile quindi questo non sono tanto grandi quindi potrebbe essere un buon momento per tornare a salvare questa pietra che è grande anche se mh, probabilmente adesso questa zona va, è meglio tornare su questa zona per dare un po' una continuazione a questa pietra che ho giocato prima e fare qualche punto qui così siamo sicuri che questo gruppo è vivo qual è la forma migliore diciamo semplicemente stendere e provare a fare qualche punto qui che sembrano più dei 4 punti nel salvare questa pietra ok mi mangia qui quindi posso magari spingere qua. Mi piacciono di tagliare queste due pietre. Non ho tanto paura di questa spinta. Ok, posso o difendere qui e fare questi punti, o giocare qua perché tanto se il nero spinge io paro e non cambia molto, quindi probabilmente cercherò di fare i punti qua piuttosto che qui. E preparo anche un eventuale ane da questa parte. Quindi paro. Qui c'è un taglio, qui devo stare attento. Ma comunque questo gruppo vedete che ha tutto lo spazio per fare due occhi quindi è tranquillo ok nero cerca di limitare i punti qui sotto e difendo nero comunque deve stare attento a questo taglio che al momento questa è una mossa grande però Perdo l'iniziativa. Ma era comunque una mossa molto grande. Quindi adesso vediamo qual è la migliore. C'è questo pane. Cercando di fare i punti qui. Qui non ci sono molti punti. c'è cioè sarebbe questa, non è grandissima. C'è questo taglio che si può cercare di sfruttare. Però al momento non funziona perché io taglio, lui spinge, io salgo, lui spinge e queste le mie pietre sono catturate. Quindi scendere qui sotto è anche abbastanza grande. Sì, difendiamo. Quindi alla fine le mosse grandi sono, stanno iniziando a terminare lui difende un po' qui per pararsi da questo taglio ma qui non fa tanti punti Fate qui facciamo un salto che minaccia questo ane cancella quasi totalmente la possibilità di fare i punti in questa zona quindi come vedete adesso siamo in pieno fine gioco dove chi è più bravo a contare e a valutare dove sono i punti più grandi fa la differenza. Ok, questo riduce il mio potenziale qui e fa qualche punto qua, ma non ha risposto al mio, alla mia ultima mossa, quindi diamogli una continuazione. c'è un'altra mossa che è molto grande per nero giocare qui perché se io blocco poi c'è un potenziale co ok quindi c'è questa mossa che è grande questa spinta questa spinta è molto grande perché questo ane ha una buona continuazione mi pare più grande di proteggere questo punto ovviamente nero lo prende io posso giocare qui che minaccia questo taglio io ho fatto qualche punto qua continuo a spingere perché il taglio rimane Vedete come la forma è stata rovinata di nero, quindi mi ha avvalso qualche, qualche mossa gratis in questa zona. Allora. Posso chiudere qui, qui, qui. Questa mossa sente? Questa, questa, questa mm, Questa Forse questa Questa, questa Qui si dovrebbe anche Ancora qui è importante, sarebbe importante contare però 6 minuti per contare per fare l'ultima mossa perché qui si dovrebbe, dovrei decidere se continuare col normale endgame che sarebbe da bloccare qui, oppure se mi serve fino all'ultimo punto e bloccare e provare a fare un co Questa mossa molto grande, questa, questa, questa. Le mie minacce co. Allora, contiamo di nuovo. Sì, siamo più o meno rimasti sui 56 punti. Quindi col comi 63 non è molto variato da prima qualche punticino in più, andiamo, a nero: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10 11, 12, 13, 67, 66 quindi forse nero avanti di 3-4 punti direi questo forse è più grande di bloccare qui per mantenere la forma perché un'eventuale spinta di nero qua mi, dire, mi crea un problema su questo taglio e vorrei evitare di giocarmi il co, anche perché vorrei mantenere semplice questa partita, anche se magari perdo di qualche punto. Non è importante, importante che capiate le logiche. L'endgame è molto, molto matematico, quindi già è importante che vi concentrate sul, uh, sul capire quando, quali sono i punti grandi. Quali sono le mosse urgenti? Quando è eh, utile mantenere l'iniziativa e quando eh, giocare anche delle mosse che perdono iniziativa ma sono molto solide. Tipo, come partita diciamo che. Il Fuseki, che sarebbe la parte iniziale, diciamo le prime 30 mosse in cui si occupano le, le parti aperte del Goban, penso sia andato in vantaggio nero, perché gli, il muoio che ha fatto a destra era troppo grande. Sono stato abbastanza fortunato nel riuscire a ridurlo, perché lui ha fatto alcune mosse lente che mi hanno permesso di recuperare. Questo rispondiamo. <coughs> Ma ho giocato un po' troppo passivamente. In questa zona anche qui. Quindi la partita diciamo è rimasta molto vicina per qualche ingenuità di Nero, qualche mossa lenta. Però in, eh, nella parte iniziale della partita Nero è riuscito a, man a guadagnare una discreta posizione costruendo quel moio, quindi quella scatola sul lato destro mi sono stato costretto a invadere per ridurre. Quindi, fine partita, magari vi farò vedere anche come si fa una review, vedere i propri errori, come anche magari farsi aiutare dalle intelligenze artificiali. Nero qui minaccia. Io connetto per evitare di farmi mangiare queste tre pietre. Ok. Questa, però. Come risponde se io faccio così, che questa vuole rosicchiare un po' di punti qua, però c'è un po' di problemi di tagli. Che tipo se io faccio questo atari, me le lascia tre pietre sono sei punti. No, e allora io faccio questo. Mi lasci, lasci questa pietra? Sì, esatto per tornare a difendere quella, quella mossa che ha giocato prima è stato costretto a lasciarmi questa pietra qui, Ora allora, puoi spingere. Io difendo. Più, non penso che comunque non era un grave errore. Che non, non, quella pietra qui, comunque non c'erano tanti punti. Non è cambiata molto la situazione. Ok, ora potrei difendere qui oppure giocare qua che è anche grande continuare a espandere da questa parte però questa è una buona continuazione se io ignoro nero mangia c'è un possibile co quindi è meglio giocare solidi questo inizia a essere abbastanza grande adesso no, devo vedere per le prossime volte come mettere mi sono dimenticato di mettervi le coordinate nel caso di Ravi potrebbe essere utile sapere okay, delle indicazioni sulle mosse. Questo penso sia un punto più grande, insieme ad A18 al momento. Questo è santo per bianco. Ok. nero ha sacrificato una pietra perché poi comunque quando bloccherà qui dovrò connettere dovrò anche tornare a difendere questo taglio ok mi di salvare due pietre e di scollegarmi il gruppo quindi lo separo e adesso dovrebbe giocare qui o qui ok questa mossa Minaccia di separarmi queste pietre lo fa davvero mm, perché se io gioco qui lui spinge, io blocco e lui può tagliare. Quindi si sì, dice: diciamo, veramente funziona. Non posso giocare qui, devo connettermi qui, qui, qui. Un po' indifferente, diciamo, giochiamo qui, ora penso nero ne giochi qua. Oh. Avendo giocato localmente, la sua attenzione dovrebbe essere in questa zona. Ok. Sto facendo un, uh, un fine gioco abbastanza passivo rispondendo al uh, quasi tutte le mosse nere qui deve stare attento a non spingere cioè può spingere nero una volta ma perde l'iniziativa perché c'è sempre questo problema del taglio ok ho giocato qui era abbastanza molto grande ok ta non so se rendere evidente ok facciamo le nostre mosse sente che sono questa Adesso, nero, si è divertito con le sue mosse che mantengono in l'iniziativa, adesso le giochiamo noi. Questa me la vuoi lasciare la pietra? Vuoi spingere qui? Mm. Ok, mossa uh, sente. Cioè. Well, questa mossa grande, questa Spinta, facciamo questa spinta. Ok, mi aspettavo una difesa qui, ha giocato qua, c'è qualche trappola. Se io gioco qui, gioca qua. Ok, più o meno uguale. Devo tornare a difendere. Se, se gioco qui, lui blocca queste atari. Io devo difendere, rischia di tagliarmi. Quindi c'è una piccola trappola. Ma se ci si sta attenti, non è molto pericolosa. Posso anche fare tenuki. Semplicemente, questo bloccare qui per nero attiva questo taglio. Quindi devo stare attento. Quindi c'è questa. Questo ok, cerchiamo questo Atari, tanto non penso nero, Faccio un errore di non accorgersi, sembra abbastanza evidente, quindi questo assente, devo aggiungere una mossa qui. Altre cose qui, qui, questo, 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 spinta il riparo. si sì, probabilmente spingiamo anche qui vediamo questa mossa sente ok spingiamo lui blocca e io difendo dalla connessione dalla disconnessione perché adesso lui può darmi atare, io connetto e non può scollegarmi qui perché questa pietra sarebbe in auto atare quindi dovrebbe prima difendere qui, ma a quel punto io posso difendere il taglio. Ok, questo okay, che fa un punticino più in qua, Spingiamo un po' sotto, togliamo qualche punto qui in basso, connettiamo, ok, siamo quasi alla fine. C'è questa mossa, questa mossa, quelle spinte. Ta -ta -ta. Ta -ta. Questo, questo, questo. Mm, funziona quella. Oh, funziona quella. Bella. Non l'avevo vista. Qui c'è un problema che se do Atari qui, qui nero da Atari, devo connettere, ma già queste tre pietre, quindi sono costretto a tirarmi indietro lui può connettersi. E io ho perso 2-3 punti qui. Bravo nero. Bravo nero. Ora lui si connette io non sono costretto a giocare subito qua perché vale un punto. Ok, qua, qui non posso tagliare perché è autotari, quindi connetto, però lui perde l'iniziativa. E io posso giocare qui dove non mi ha risposto prima. Quindi andare a bere. Ok, c'è questa mossa. Questa spinta. connessione questa spinta qui un decino più grande è questo qui no, giochiamo qui vale la pena giocare qui Sì, ok, rispondo. Fa un punto qui e minaccia di annullare questo occhio e di rendere questa una mossa che ne è costretta a riempire più avanti se non aggiunge una mossa. Qui c'è un atari ma non mi pare problematico. Ta, 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 ok. ma non fargli fare punti qui connetto Prima o poi difendere questo, quindi ho forse ho perso un punticino Qui ci sono problemi con i tagli. ta molto nota. Forse sì, più avanti. Aggiungiamo una mossa per sicurezza. Quindi è da leggere, però, probabilmente una volta che nero toglie la libertà qui. C'erano un po' di, di sequenze da leggere, per un po' di pigrizia sono andato un po' a difendere. Quella era una mossa sempre per nero. C'è rimasto qui, quella. Ok, mm. scriviamo qui. Ta-ta-ta-ta

l'iniziativa, ma penso abbiamo finito i punti grandi da giocare. Si è rimasto qui. Da queste parti. Ok. Facciamo una pietra. C'è questa. Prendiamo questo taglio che prima o poi ci devo tornare, così posso anche connettere qui se mi dà atari questo vale un terzo di punto connettere più o meno ok, queste e queste sono equivalenti altre mosse non pare ci siano quindi posso giocare una qualunque difendiamo qui e abbiamo quasi finito qui ce lo giochiamo per mezzo punto andiamo natari come minaccia co mangio vediamo le sue minacce co altre minacce alcune partite possono anche essere decise per mezzo punto ma in questo momento si potrebbe tranquillamente contare e vedere se vale la pena continuare a giocare per mezzo punto magari sto perdendo di 3 o 4 o magari sto vincendo di 3 o 4 non sinceramente non ho contato dire la verità ma si, ma si dovrebbe contare contare è importante ma a questo punto della partita non ci sono altre linee di gioco quindi non ci sono tante cose da poter fare mm. da, 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 da. ok sto finendo le minacce c'è questa facciamola Questa minaccia Ah sbagliato No Che peccato Finita così Qui non può giocare nero questa Perché adesso posso dare qui Ah no, niente, allucinazione. Può farla. Il gioco qui, lui mangia e ha due libertà. Ok, allucinazione. Si continua con il co. Finite le minacce, forse? Ok, c'è ancora quella. Ok, io ne ho questa. Ancora un paio di minacce io. Lui credo le abbia finite. Sì, ok, ho finito le minacce passa, io connetto. C'è l'ultimo punto da chiudere qui. E poi possiamo passare a contare. Ok, chiudo qua, lo chiudo qua e passiamo. Ok. Pass. Pass. Rimuoviamo le pietre morte. E al termine della partita si ringrazia. Thank you for the game. Good game. Contiamo e vince nero di 10 punti e mezzo siamo rimasti un po indietro cosa ho scritto grazie per la partita grazie a te ok questo è un esempio di partita sulle linee di gioco da tenere magari cercate di vincere voi al contrario di me che sono stato un po' passivo allora, ora vi faccio vedere come si analizza. Innanzitutto, dal strumenti tools, potete fare salva come SGF, che è il formato standard per le partite di Go. Decidete dove salvarlo sul computer. Salva. Potete chiudere il server di Pandanet. Chiudiamo, chiudiamo. E c'è. Per, no. Ovviamente, l'ideale sarebbe mandare le vostre partite a un giocatore più forte in modo che ve le possa analizzare e spiegare mossa per mossa. O se non potete, potete un po' aiutarvi con le intelligenze artificiali. Se non ne avete una installata sul vostro computer, c'è questo sito che si chiama zabaduc.com. Dove potete farlo eh, dopo esservi registrati, è gratuito. Smart Review. Connect, ci si connette all'intelligenza um, artificiale Lila0. Si inizia. Si può fare upload SGF, desktop, up. Analyz Analyze this e vi, segne, vi segna in blu e in verde le mosse migliori. In blu sono quelle migliori in assoluto, secondo Lila, ovviamente. Andando avanti della partita, okay, quindi, ta, ta, ta. vi scrive anche le percentuali di vittoria. Di solito Lila, inizio partita, eh, preferisce sempre bianco perché ha il comi. E infatti, da nero, vincente al 43%, quindi preferisce nero. Mano a mano che aumenta, giocate le vostre mosse, vedete la differenza di percentuale di vittoria qui in alto quindi se fate una mossa particolarmente brutta potreste anche perdere il 20% di vittoria o anche di più quindi andiamo avanti comunque sul, sul 60, fino al 60%, 65% sono partite equilibrate in realtà perché sono, la differenza di, di punti è poca quindi non fate tanto affidamento sul, eh, sulle percentuali delle intelligenze artificiali vi servono più alto per avere qualche idea e capire quando una mossa era profondamente sbagliata fino a qua tutto normale nero estende bianco può chiudere l'angolo ok bianco nero poteva o chiudere l'angolo qui chiudere l'angolo qui o invadere oh, Ho fatto esattamente la mossa che prediligeva lila tra comunque tra le mosse più quotate anche se le, mos le mosse più, più semplici sono semplicemente chiudere gli angoli che abbiamo difeso in maniera un po' passiva 48% non è devastante ma lì avrebbe preferito o invadere l'angolo avversario o approcciare il lato basso quindi adesso abbiamo perso il 18 pe 12% comunque il 50% rimane comunque una partita equilibrata Nero stand per fare una base ah, L'unica cosa è che nella modalità gratuita eh, vi si ferma l'analisi ogni tot Quindi dovete aspettare 20 secondi e rinviarla Se fate la modalità pagare, se fate l'account premium non, non si ferma mai Ma non vale la pena se non lo usate in maniera molto molto frequente Potete anche aspettare Ok, sempre partita equilibrata, questa è stata una mossa infatti come vi ho detto molto lenta, perché alla fine questo gruppo non era, non era um, eh, facile da attaccare per, per nero, quindi era meglio giocare altrove e fare una mossa grande negli angoli, però per solidità diciamo, per il con concetto base sul preoccupatevi dei vostri gruppi che stanno iniziando ad essere deboli. Ho voluto aggiungere una mossa che comunque faceva territorio e mm, indeboliva questa pietra però sapevo che faceva un po' andare avanti a nero di territorio che può prendere la prossima mossa grande quindi qui è stato il primo diciamo piccolo, eh, piccolo errore di fusè che in cui si è iniziato a vedere perché nero è riuscito a passare in vantaggio che invece di aggiungere una mossa qui bianco poteva giocare qui e rubare un angolo Qui e ne ho questa bella formazione vedete che adesso bianco ha il 40% di vittoria un po' meno ma comunque una partita equilibrata anche se è più difficile perché bisogna essere bravi ad invadere ok blocco fin qui penso sia tutto standard spinta ancora ecco questo era un po' mi aspettavo l'estensione questa perde qualche cosa perché si lascia una debolezza e lì la chiede, um, sta pensando di tagliare immediatamente ma si, si porta a una partita complicata, sem la semplice estensione in basso era comunque accettabile e mantiene la partita semplice. E nero blocca. A questo punto della partita vedete comunque rimane equilibrata. Addirittura bianco adesso è ritornato un po' in vantaggio al 60%. Perché per via di questa debolezza che porta a combattimenti complicati. Qui ci abbiamo approcciato in basso che è un altro punto grande. Nero fa questi scambi. Bianco si può rispondere o qui o qui. È abbastanza indifferente. Può addirittura fare i perché l'angolo. Non muore immediatamente, vedete se gioco... Nero gioca qui, Nero mangia, dai, no, addirittura vuole sacrificare l'angolo perché in realtà è un co, comunque non vi voglio, sì qui in realtà c'è un co, per... cioè no, no no sacrifica proprio l'angolo, ok vi evito le sequenza complicata di lidai tanto per farvi vedere come mm, si può utilizzare l'intelligenza artificiale per analizzare la propria partita e avere qualche idea in più ma vi consiglio di evitare le, <ride> le varianti troppo complesse e vi scegliete fra le opzioni quella che ritenete più adatta al vostro stile di gioco quindi andiamo adesso avanti veloce che comunque ho fatto una registrazione abbastanza lunga Tattatata okay, ok 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 vediamo le invasioni che qua prediligeva lila comunque vedete qui bianco è comunque considerato meglio 74% c'è sempre questo taglio super blu e le invasioni a questa parte perché è il lato un po più uh, aperto rispetto a questo muro nero chiuso Bianco ovviamente deve iniziare a uscire. Ecco, qui lì la preferiva una mossa un po' più veloce, per saltare subito fuori magari sacrificare la pietra. Ok. Andiamo avanti, vediamo se è successo qualcosa di grave. Qui il taglio andava bene. Dai, dai. Yeah. Eh, qui era meglio spingere. Questo era un, un combattimento abbastanza complicato. Infatti, avrei preferito evitarvelo. Però per giocare <ride> solido in alto so, ho lasciato fare troppa influenza al mio avversario, sono stato costretto a fare giochi più complicati. Comunque, adesso non mi voglio inoltrare troppo nella review altrimenti gli durerebbe un'altra mezz'ora la partita e comunque vedete che nonostante bianco sia sotto attacco c'è possibilità di uscita infatti è dato bianco al 70% e nero al 30% e poi bisogna andare avanti da lì però per le AI non ho, sono molto molto brave a invadere a e a utilizzare i difetti quindi è molto difficile giocare come le hai, però vi possono dare qualche indicazione. Per adesso penso che posso chiuderla qua, magari poi me la guardo io per bene per vedere dove potevo migliorare qualche punto, a parte questo qua che più o meno sapevo che era una mossa molto lenta, e vi saluto e vi, vi aspetto a una successiva lezione magari. Bye bye!